Cari amici del Tè di Vignole, benvenuti alla nuova serie di Non è mai massa tardi, come diceva il vecchio maestro Alberto Manzi in TV, per imparare il dialetto. Tacchi in via questa nuova serie grazie soprattutto a questo libro qua, Il vocabolario della parlata dialettale trentina, che l'ha fatto El Fox, Lelio Fox, massimo esperto vivente di dialetto trentino. Cominciamo con elementi di grammatica e sintassi. So, la grammatica è indigesta anche in italiano. E se vi dico che in dialetto trentino è ancora più indigesta, credimi, è proprio una bestia, una brutta bestia, come dice proprio Lelio Fox. Allora, sulla grafia. Parliamo delle doppie. Doppia M, doppia N, doppia S, doppia Z. Di norma, nel nostro dialetto non esistono raddoppiamenti nell'uso grafico delle consonanti. Fanno però eccezione la M e la N in pochissimi lemmi e, esclusivamente per ragioni fonetiche, la S e la Z. Non state che paura, che dopo vi spiego meglio in dialetto, perché avendo queste due consonanti, due diversi modi di essere pronunciate, esigono due diverse grafie, due diversi modi di scrivere. La doppia N si usa in soli sei lemmi: innamorar, innanz, innevar, innibiar, innoiar e innugolarse, poi anche dei derivati. La doppia M si usa in otto lemmi: emmacà, immaginar, immagonar, emmaliziar, emmasciar, emmatonir, emmedesimarse, emmusonarse. Veniamo alla S. Si usa S, S sola, quando è sonora. Sonora vuol dire dolce, molle. Quindi casa, rosa, tosa. Si usa doppia S quando è sorda. Che non vuol dire che sente bene la S, vuol dire che è aspra, dura, cioè cassa, rossa. Regola di grafia e di pronuncia. In inizio di parola la S è sempre sorda, endit, aspra e dura, davanti a vocale. Savela, sechar, sior, sofion, sugar, e davanti alle consonanti sorde. Alla C scagnel, alla F sfilza, alla P spenzer, alla Q squasi, alla T strani. Per contro, è sempre sonora davanti alle consonanti sonore. Alla B sbali, D sdramazzar, G sgalmera, L slampesa, M smorosar, N snivar, R sramar e V svarion. Queste, disse il Fox, sono indicazioni grammaticali. Poi si sa che ciascuno può pronunciare secondo abitudine. All'interno della parola il modo di pronunciare è graficamente visibile con l'uso della S sonora e della doppia S sorda. In esito, cioè alla fine, la S è sempre sorda, sia quando indicata con S, curios, moros, spos, sia quando viene graficamente resa con doppia S, ades, doppia S, congress, sas, spes. Va precisato che la doppia S in esito, cioè alla fine, segue sempre gli omologhi della lingua italiana. Passiamo alla Z. Quando è sonora, cioè dolce e molle, si usa solo una Z, zent, peso, zinzala. Quando è sorda, aspra o dura, si usa sia Z che doppia Z, brazzi, spalazzi, amici, linzol. Regola: la Z è sempre sonora quando deriva da G, gente, zent, doppia G, peggio, peso, e quando è sonora nella lingua zanzara, zinzala. La doppia Z o Z o Z è sempre sorda quando deriva da doppia C,
braccia, brazzi, da C, amici, amici, e quando è sorda in lingua, lenzuola, linzol. Alla fine la pronuncia della Z è sempre invece sorda, aspra o dura. Arriviamo alla C. In passato è stato usato anche il segno C con la gambettina quando il lemma di origine iniziava con C. Cesta, cesta, oggi cesta, cedrone, cedron, oggi cedron, cimice, cimes, oggi cimes, civetta, civeta, oggi civeta. L'introduzione del segno C con la gambetta disse è dovuto a Lamberto Cesarini Sforza nel 1896. Passiamo adesso all'accento, un altro casino. Ci sono diversi casi nei quali è consigliato l'uso dell'accento perché il suo utilizzo serve ad evitare confusioni o errate interpretazioni dello stesso termine. Gli accenti in uso sono A di mercà, E merit, E ciel, om, pocio, indes, u de menudola. Dove è necessario? Sulle parole tronche in vocale, cioè bro, batu, caffè, fini, metu, misia, pra, servi, cerca, eccetera. Su alcuni monosillabi, perché senza l'accento questi cambiano significato. Ad esempio, chi è pronome, chi è avverbio, il pronome, il articolo determinativo, li pronome, li avverbio. Ma che ne è di peso, la le pronome e nota musicale, la con l'accento avverbio, se congiunzione e pronome, se pronome riflessivo, se è la sete, e de preposizione, de dito con l'accento, son verbo, son con l'accento, suono, e l'articolo determinativo maschile, e il pronome, e il lu, no? Sa farlo è. Per impedire confusione, c'è quasi la fine, Allora, ancora e ancora, balia, essere in balia, e balia, fen, facciamo, e fen, con l'accento fieno, lauri, lauri, con l'accento sulla la, labbra, leser, leggere, leser, leggero, mora, gioco della mora, mora, vuol dire scura, sendro, cenere, zendro, genero. Nei tempi all'infinito della seconda coniugazione, quella che finisce in ner, dove cade sulla penultima sillaba, correr, defender, freezer, con l'eccezione di aver, dover, gaver, parer, piacer, poder, ritener, saver, sostener, valer, voler, dove l'accento cade sull'ultima sillaba. L'accento è omesso sulle vocali toniche A e U delle parole piane, abate, nemici, paura. L'accento non serve perché non sono diversamente pronunciabili. Nei tempi all'infinito dei verbi della prima ar e della terza ir coniugazione, cantar, ferir, perché l'accento anche qua non modifica la pronuncia. Conclusione. E disse Fox, dopo aver detto della libera scelta di chi scrive poesie, commedie, racconti, se usare o meno gli accenti, va precisato che altra è la funzione di un vocabolario. In un vocabolario l'uso dell'accento grafico è sempre necessario per i lemmi in esponente, perché solo in tal modo viene escluso ogni dubbio su dove cade l'accento tonico. Albero, mocarsela, zirmol, caruzen, e quale sono abbiano le vocali toniche e o. È, bicer, femmina, è, bindela, commedia, ampomola, voidor, bisogno, broca. E questo è quel che spiegheremo nelle prossime puntate, sempre grazie a Delio Fox e al suo vocabolario. Alla prossima.